Ora parliamo di arte, cultura, musica e non solo. Partendo dalla presentazione dei prossimi ospiti, parleremo di un cortometraggio, di una figura importante, Carlo Gesualdo, Il Perdono. Vediamo. Cortometraggio Il Perdono, prodotto da Erpinia Film Commission, diretto da Roberto Flamia e dedicato al genio musicale del principe Carlo Gesualdo. L'iniziativa che ha raccolto il patrocinio del presidente della regione Campania e del comune di Gesualdo era da diversi anni nei progetti dell'Erpinia Film Commission, ente no profit retto da Carmine Caracciolo. La sceneggiatura, scritta da Luca Di Leo, prende spunto da una storia vera e costituisce un tributo al genio Gesualdo e a tutti quei grandi artisti e studiosi che ne sono rimasti affascinati. Particolare attenzione non poteva non essere concessa alle musiche affidate alle cure del noto musicista Carmine Ioanna e alla fotografia riposta nelle sapienti mani di Ugolo Quinto, pluripremiato professionista con curriculum internazionale. Il cortometraggio sarà girato nel borgo irpino di Gesualdo, dimora per lunghi anni del principe madrigalista Carlo Gesualdo, nel castello e nella chiesa dove è collocato il maestoso di dipinto de Il Perdono, che regala il titolo al cortometraggio. E do il benvenuto ai nostri ospiti, innanzitutto al sindaco di Gesualdo, notaio Edgardo Pesiri, al regista Roberto Flammia. Benvenuti, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. Sindaco, un progetto importante che va a raccontare Gesualdo, il madrigalista, ma è anche mirato a far conoscere la nostra terra, la nostra regione, le nostre eccellenze. Sono d'accordissimo e sono orgoglioso di questo cortometraggio per due ragioni. La prima ragione è quella che viene realizzata da un cittadino della mia comunità, Roberto Flammia e Carmine Caracciolo, da due cittadini di Gesualdo, e questo mi inorgoglisce molto. Secondo, sono cittadini, la considerazione è che sono cittadini dell'Irpinia, perché l'Irpinia è un territorio fatto di grandi valenze. Ieri, proprio ieri, abbiamo, diciamo, commemorato Dante della Terza in un convegno, un incontro internazionale, perché sono ed era un irpino, anche se stava all'Università di Harvard. Quindi questo è molto importante. È molto importante perché la cinematografia, un film, rende immortale un luogo. E lo rende immortale perché un film fa parte del concetto di arte. L'arte quale base, la base poi è finalizzata alla cultura. Senza cultura noi non riusciamo a crescere e noi abbiamo bisogno di cultura, di conoscenza, di passioni, di emozioni. Questo è molto importante per me, perché ieri in questo incontro mi sono emozionato al ricordo di questo grande critico letterario, perché fa parte dell'Irpinia, era molto legato a Sant'Angelo dei Lombardi, perché è nato a Torella dei Lombardi. Vi dico la verità, ho vissuto momenti di emozione, nonostante un poco, diciamo, di stanchezza fisica, perché è stato un incontro che dura tutta la giornata, dalle 9.30 alle 19 di sera. Però ripeto, è importante, questo bisogna fare sul nostro territorio, per far conoscere le nostre tradizioni, soprattutto le nostre valenze, il nostro genio, perché l'Irpinia è piena di geni,
basta pensare a Francesco De Sanctis, particolarmente Carlo Gesualdo. Beh, Carlo Gesualdo per me è una figura, un personaggio affascinante, misterioso, che oggi è tuttora vigente, a differenza di altre personalità e di tanti altri artisti, perché è un personaggio che riempie la storia nazionale. Carlo Gesualdo è un principe, ma è soprattutto un grande, grandissimo artista, scoperto da Stravinsky, ma soprattutto, diciamo, che deve valere come nostra visibilità nel mondo, perché Carlo Gesualdo, grande mecenate, grandissimo artista, fa parte di quel filone di cultura e di arte di cui la società, i giovani, ne hanno bisogno per poter sostanzialmente emozionarsi e quindi credere nel futuro, in un futuro fatto giustamente di rapporti, di amicizia, di valore soprattutto, cominciando da tutto. Sindaco, al tuo fianco c'è Roberto Flammia, che è il regista de Il Perdono. Roberto, un progetto che, a cui stavate lavorando già da tempo, finalmente oggi si concretizza. Perché è nato questo progetto, Roberto? Allora, innanzitutto grazie di averci invitato e grazie del bellissimo intro che avete fatto per questo servizio, veramente complimenti, molto grazie. Molto. E detto questo, Il Perdono è un breve film che nasce veramente da molto lontano, circa 6 anni di lavorazione, insomma, di riscrittura, di percorsi, di tante, tantissime difficoltà. Poi finalmente abbiamo incontrato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che attraverso un capitolo dedicato proprio alla valorizzazione del territorio campano ha deciso di investire in questo piccolo film. E così finalmente siamo riusciti a partire definitivamente con la preproduzione. Ecco Roberto, come ho detto nel servizio introduttivo, voi avete proprio preso spunto, no? Il cortometraggio prende il nome da questo maestoso dipinto collocato appunto nella chiesa di Gesualdo e avete, io non so come avete fatto, poi sono curiosa, siete riusciti ad avere l'ok di Alessio Boni come protagonista del cortometraggio. Noi parliamo di un grande interprete, un attore teatrale, un attore molto impegnato in personaggi proprio di grande rilievo, tuttora il maestro di conservatorio, direttore d'orchestra nella Compagnia del Cigno. Ecco, come l'avete fatto a convincere, ad accettare di essere il protagonista di Il Perdono? Allora, Alessio, come ha letto la sceneggiatura, scritta tra l'altro da un altro irpino di grande professionalità, Luca Di Leo, si è subito entusiasmato, devo essere onesto, è entrato immediatamente nel personaggio di Igor Watkins, che è questo grandissimo direttore d'orchestra, quindi lui ritorna, diciamo, nei panni di un direttore d'orchestra dopo la Compagnia del Cigno, molto diverso da quello della Compagnia del Cigno, però è altrettanto un direttore d'orchestra. E Alessio è una persona di grandissima cultura e già conosceva Carlo Gesualdo molto bene, perché conosce molto bene la musica, è appassionato, insomma, di personaggi storici, ne ha interpretati tantissimi e quindi, come ha letto la sceneggiatura, immediatamente diciamo, ha detto sì, ci sto, capiamo come, quando, perché ci sto, il progetto mi piace, la sceneggiatura mi piace, questo è un personaggio che sento mio. E quindi andiamo avanti, insomma. E dopo, grazie alla tenacia del produttore Carmine Caraccio, di tutti i partner, compreso ovviamente il comune di Gesualdo, siamo riusciti, insomma, a mettere in piedi questo progetto con altrettanti partner tecnici importantissimi come Trans Audio Video, che ci fornirà le macchine da presa Canon Italia, Zoom Italia, che ci fornirà i registratori audio, che è un'eccellenza nel settore della registrazione audio, e la Mercedes da Gaudio di Avellino, che ci fornirà le vetture, appunto, proprio per il set. Insomma, diciamo, tutte eccellenze, tutti
brand che ci accompagneranno in questo progetto e che hanno deciso di investire, oltre tanti piccoli brand del territorio che ci aiuteranno e ci danno una mano, perché questo ci tengo a dire, io non ho mai trovato le porte chiuse in Irpinia, mai, sempre avuto le porte aperte, dove sono andato, voglio sfatare perlomeno per quanto mi riguarda, questo mito delle porte chiuse, non c'è niente, no, io ho sempre trovato le porte aperte, persone disponibilissime, gente che veramente vuole investire, vuole dare una mano alla cultura e al cinema, perché il cinema è ovviamente uno strumento bellissimo di comunicazione e di condivisione. Sindaco, per diverse settimane vedrà il suo territorio occupato dal set cinematografico, avrà Alessio Boni, quindi un'occasione importante anche per far conoscere Gesualdo, per far conoscere l'Irpinia, potrebbe davvero essere un testimonial, no, della nostra terra attraverso questo cortometraggio. Sono d'accordissimo. E ringrazio insieme a Roberto la vostra disponibilità, sinceramente. Io mi auguro che questo sia il primo evento, ma non l'ultimo, perché Carlo Gesualdo è una figura e un personaggio, prima di tutto, dotato di tanta umanità, di tanto dolore. Poi a quel dolore umano, dal dolore umano, nasce l'arte, perché molte volte la sensibilità, l'animo umano ha bisogno di trovarsi in posizioni patologiche, ma soprattutto umane, nel dolore, nella sofferenza, particolarmente dell'anima, non tanto fisica, per diventare creazione di arte, di musica particolarmente, perché tra le varie forme di arte la musica è quella che più penetra nella nostra anima e ci fa capire, ci fa riflettere, ci fa meditare su che cos'è la vita, su tante cose. Quindi mi auguro che effettivamente un evento che porterà qui tanta gente richiamerà il nome di Gesualdo come comune, ma soprattutto dell'Irpinia. E di questi io ringrazio sia i mass media come diciamo il TV e altre cose, ma soprattutto ringrazio, ecco, coloro che si muoveranno per partecipare e per vivere un momento, penso effettivamente, di emozione, di commozione, ma soprattutto di conoscenza e di rapporti umani, di idee e di ideali. Io cerco di rubarvi una promessa: nel momento in cui si è già a buon punto con le riprese del cortometraggio, incontrare Alessio Boni e ascoltare proprio dalle sue parole un commento, un'impressione non solo sul cortometraggio, ma proprio sulla nostra terra. Sarebbe davvero un ottimo volano per far conoscere le nostre eccellenze, la nostra arte, la nostra cultura. Sono pienamente d'accordo. Protocolli molto molto restringenti, cercheremo di farlo molto molto volentieri, veramente, perché ci fa piacere, insomma, questo è un prodotto che spinge anche proprio appunto al cineturismo, alla conoscenza del territorio, alla valorizzazione del territorio, quindi assolutamente. I luoghi dove si girerà, il primo Ciak è nel mese di maggio, non sappiamo la data, non per protocolli anti-Covid e via dicendo, ok, è maggio, i luoghi che sono stati scelti, dove si girerà? Allora, gireremo nel castello di Gesualdo, appunto, insomma, ovviamente proprio a casa di Carlo Gesualdo, nelle stanze più importanti, poi gireremo in una villa privata, in un'altra struttura, insomma, dove gireremo alcuni interni, e in ultimo gireremo nella chiesa dei Cappuccini, nel convento dei Cappuccini, dove appunto c'è la maestosa Pala del Perdono, da cui il cortometraggio prende il titolo. Ecco. Ma è vero che stiamo già lavorando a qualcos'altro? Che non sia un cortometraggio, ma qualcosa di più impegnativo, più lungo? Sì, allora questo è appunto, insomma, un inizio, un percorso che, come ha detto dall'inizio, parte da lontano e che vede come primo step un cortometraggio,
per diciamo entrare un po' diciamo, nei mercati internazionali con il nome di Carlo Gesualdo dal punto di vista cinematografico, per poi arrivare appunto ad un lungometraggio, un thriller con un soggetto bellissimo, veramente molto molto bello secondo me ovviamente, e da proporre appunto al mercato internazionale perché è un film di un respiro un po' più internazionale, che ha bisogno di una coproduzione che già abbiamo, tra cui una coproduzione tedesca, e che si prefigge appunto di arrivare in sala, speriamo, quanto prima, quanto prima. Allora, sindaco, praticamente da oggi sentiremo parlare di Gesualdo, della sua arte, della sua cultura, delle sue eccellenze, attraverso anche il cortometraggio Il Perdono, ma attraverso anche il lavoro di giovanissimi che credono nell'arte, nella cinematografia e portano avanti i valori di questa terra. Io vi dico subito una mia convinzione, come cittadino di Gesualdo, ma anche come irpino, sono anch'io ansioso di conoscere e di parlare con Alessio Boni. Come sindaco invece devo esprimere questa ulteriore convinzione, la gioia nasce dal fatto che sono dei giovani che lavorano e realizzano questo evento, questo cortometraggio, e particolarmente non per fare un omaggio a Roberto Flamia, ma auguro a Roberto veramente una grande e lunga carriera, proprio come giovane, perché come giovane ha sentito il dovere morale di rimanere sul nostro territorio. E quindi le valenze grandi devono rimanere sul nostro territorio, perché è un territorio che promette, offre tante possibilità e questi giovani hanno la possibilità. Roberto è un esempio, una testimonianza di questa mia convinzione. Per cui auguri a tutti i giovani, particolarmente al mio amico Roberto Flavio. E con le Grazie, grazie, grazie. immagini di Gesualdo del cortometraggio Il Perdono, in attesa di vederlo, di conoscere Alessio Boni, ringrazio il sindaco di Gesualdo Edgardo Pesini che ha ritagliato un po' del suo tempo a noi, a Roberto Flammia, regista del Perdono, Irpinia Film Commission, tutti, Carmine Caracciolo e tutti coloro che stanno lavorando, si sono impegnati per raggiungere questo importante obiettivo, il cortometraggio. Mi raccomando, ricordatevi di noi per il cortometraggio, eh? Noi ci Perfetto, saremo. assolutamente. Grazie mille ancora, grazie.